Dottoressa Vilucchi, una collaborazione per far capire e vedere e vivere quello che era il cibo di strada nell'antichità. Sì, abbiamo aderito con molto entusiasmo alla proposta di Street Food insieme alla sezione didattica della Fraternità dei Laici. Abbiamo voluto ricostruire due spazi dedicati al cibo nel mondo antico. Uno per il cibo di strada, e quindi abbiamo ricostruito in un ambulacro dell'anfiteatro romano un termopolium, il luogo privilegiato per la consumazione del cibo di strada. E all'interno del museo abbiamo ricostruito invece il triclinium, quindi la sala dedicata al rito del pasto e alla convivialità all'interno della Domus Romana. Da questo punto di vista la maggior parte delle persone si aspettano di vedere una differenza enorme nei cibi e nei piatti, ma in realtà siamo nel Mediterraneo e si mangiava più o meno le stesse cose che ancora oggi vanno sulle nostre tavole. Sì, questo certamente è vero. Noi cerchiamo di ricostruire, di illustrare nei due spazi ricostruiti in maniera filologica, quindi attenendosi a quello che ci testimoniano le fonti, il cibo e i prodotti che venivano appunto prodotti nella campagna e portati nelle tavole, nelle mense delle ricche domus private, ma anche nei termopolia, quindi nei punti di ristoro nelle strade. A proposito di questo, è stato anche ricostruito, ed è veramente una novità assoluta, un plaustrum, cioè un carro agricolo che viene menzionato dalle fonti antiche, in particolare da Vitruvio e da Giovenale, indicandolo come il carro appunto agricolo che fin dall'età etrusca consentiva di portare in città i cibi dalla campagna. È stato ricostruito in maniera veramente perfetta, rifacendosi a un modellino etrusco del IV secolo a.C. conservato nel Museo di Viterbo, votivo, che ce lo riproduce in maniera appunto veramente incredibile. Questa ricostruzione a misura naturale viene esposta nell'anfiteatro portando il carico delle messi e dei prodotti dalla campagna.